Io non sono un medico. Non ho mai studiato né medicina né psicologia. Sono quanto di più distante ci possa essere da un medico. Ma non per questo posso dire di non essermi mai avvicinato al disagio mentale. Io non sono un medico. Non ho scoperto la follia fra le innumerevoli definizioni scritte sui testi di scuola, sulle patologie, sulle analisi. Io sono un fotografo. E ho scoperto la follia nel silenzio dei manicomi. Ho camminato dentro la polvere e solitudine di svariate strutture manicomiali d'Italia. E tutte avevano una cosa in comune. Il silenzio. In quei corridoi ho trovato la mancanza di dialogo, la paura del confronto, il disprezzo, la vergogna. Io non sono un medico e non posso descrivervi le patologie. Ma vi posso raccontare delle figlie legittime rinchiuse, delle vittime di stupri che venivano fatte passare da pazze per non creare scandalo, dei bambini abbandonati alle porte del manicomio dai propri genitori, di classismo, di alcolisti, di uomini e donne legate per anni in camicia di forza, e di vecchi, a cui trema ancora oggi la voce quando si raccontano delle elettroshock. Vi posso raccontare di chi scriveva graffiti sui muri perché nessuno voleva parlare con lui, e di chi dipingeva semplicemente per scacciare i suoi demoni. Vi posso raccontare di persone che hanno cercato di raccontare loro stessi, ma che alla fine sono stati schiacciati dal peso del dolore dei loro ricordi. Vi posso raccontare di chi scriveva lettere, nella speranza che il loro messaggio arrivasse a casa, dai genitori, dagli amanti, ma che in realtà non usciva mai dai corridoi di quelle strutture. Vi posso raccontare storie di uomini, di vittime, di innamorati, di ribelli, di artisti. Storie di figli di una mentalità che preferiva escludere il diverso, anziché cercare di comprenderlo. Io non sono un medico. E mai come oggi mi sento vicino a chi cerca di sradicare questo modo di pensare. Perché la lotta contro i deboli è la sconfitta della nostra coscienza. La violenza sul malato. È la sconfitta della nostra umanità. L'alzare i muri per dividere le persone è la sconfitta della nostra anima. E non esiste l'essere neutrali, non esiste il pareggio. O si vince o si perde. E sapete cosa rimane dopo tutte queste sconfitte? Il vuoto, il silenzio. Esattamente quel silenzio che ho fotografato dentro quei corridoi vuoti dei manicomi abbandonati. Io non sono un medico, ma continuerò a lottare per i più deboli. E non posso non citare una bellissima frase di Franco Basaglia che ci fa capire come il manicomio non sia soltanto una struttura, ma un vero e proprio criterio, un modo di pensare. La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia. Invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragion d'essere. Io non sono un medico. Non ho studiato questa materia sui banchi di scuola. Ho scoperto questo mondo immergendomi dentro. E ho imparato che anche la cosa più difficile, quella che apparentemente ci sembra più ostica, può essere risolta. Ho imparato che ne vale sempre la pena. Ho imparato che se ci troviamo di fronte a un problema grandissimo, enorme, basta dividerlo in tante piccole parti ed affrontarlo così, a una, a piccoli pezzi. Ho imparato che la paura a volte ci indica esattamente la strada che dobbiamo seguire. Ho imparato che non provare è dannatamente più pericoloso che sbagliare. Perché non c'è pareggio. Qua o si vince
o si perde. Io non sono un medico, però questo è tutto quello che ho imparato dalla legge 180.